Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo che oggi ha per titolo Lo sviluppo sostenibile ed etico. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali e dell'oratorio e avvisi di pubblica utilità. Da un quotidiano locale apprendiamo che presso l'ospedale di Manerbio nascerà un polo oncologico. Lunedì 17 febbraio scorso si è tenuto il Consiglio Comunale con 5 punti all'ordine del giorno. La registrazione completa verrà trasmessa a seguito di questo notiziario. Buona visione. Cari amici, la sfida è davvero epocale. L'obiettivo è una vera e propria trasformazione del quadro sociale, una metamorfosi radicale del modo di vivere. Bisogna infatti passare al più presto a una nuova visione dello sviluppo che sia sostenibile e occorre dare a questa sostenibilità una connotazione etica. In altre parole, è indispensabile cominciare a parlare chiaramente di etica della sostenibilità. E questo è un messaggio chiaro lanciato dal nostro vescovo, Monsignor Pierantonio Tremolada, durante il pontificale nella basilica dedicata ai santi, in occasione della festa dei patroni Faustino e Giovita, che il sabato della scorsa settimana ha riempito la città di Brescia. Prendendo spunto anche dalle parole di Papa Francesco e dall'enciclica Laudato Si, Monsignor Tremolada si è concentrato su tre fenomeni particolarmente gravi e capaci di farci cogliere la necessità e l'urgenza di un cambiamento. Il primo fenomeno non è certamente nuovo. 800 milioni di persone sul pianeta vivono nell'indigenza, al limite della sopravvivenza, della miseria e addirittura nella fame. Per contro, nel mondo si producono beni di consumo per una popolazione doppia rispetto all'attuale. Al punto che quasi un terzo di quanto si realizza, essendo in eccesso, deve essere scartato e distrutto. Un secondo fenomeno rilevante di attualità è quello dei cambiamenti climatici, conseguenza allarmante di un uso sconsiderato di risorse energetiche e di un sistema produttivo fuori controllo. Il terzo fenomeno, anch'esso tipicamente attuale, è lo squilibrio mondiale rispetto alla natalità, con paesi come il nostro, nei quali il numero delle nascite si è drammaticamente ridotto. Un aspetto questo che ci deve seriamente interrogare sulla concezione della vita e è destinato ad avere come conseguenza un riequilibrio nella distribuzione della popolazione a livello mondiale attraverso il fenomeno correlato ai flussi migratori. Per il nostro vescovo, dunque, non è possibile rimanere tranquillamente inerti di fronte a questi gravi segnali. Urge a ripensare e rifondare l'idea di sviluppo. Monsignor Tremolada quindi ha spiegato che parlare di sviluppo sostenibile significa innanzitutto che la vita di tutti deve essere in grado di reggerlo, non deve essere compromessa dallo sviluppo né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista sociale, ma significa anche e soprattutto che lo sviluppo deve risultare degno di essere sostenuto, meritarsi la nostra fiducia. In una parola, deve essere etico. In questa direzione muove anche la necessità di un radicale ripensamento
della visione dell'uomo e del mondo, di un nuovo paradigma, sottolinea il nostro Vescovo, non più tecno-economico, ma spirituale, contemplativo. La prossima Quaresima, ormai imminente, ci può essere di grande aiuto nel ripensare a tutte queste provocazioni che i fenomeni attuali mondiali comportano, per poter davvero riflettere e considerare agli occhi della nostra coscienza di cristiani e trovarvi anche la dimensione, quella contemplativa della vita, grazie alla quale tutto può essere ricomposto e armonizzato attorno a quel grandioso, indispensabile valore che è la dignità di ogni uomo, perché figlio di Dio. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica, serena settimana e soprattutto buon avvio di una santa Quaresima. Arrivederci. Domenica 23 febbraio a San Girolamo alle ore 15, battesimo di Venturini Nicola. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti Brignani Esterina, Rodella Giuseppe, Crescieri Caterina e Scolari Maria. Lunedì 24 febbraio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per i defunti Tondi Barbarina e Luigi, Biazzi Angelo, Anna, Francesco ed Eugenio. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti Annibale, Marcella e Giovanni. Martedì 25 febbraio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa pro Populo. Ore 18.30, Santa Messa per i defunti Doninelli Pierino, Tenini Isabella, Rino, Teresina e Pietro. Alle ore 20.30, Santo Rosario, preghiera di lode e condivisione. Mercoledì delle Ceneri, 26 febbraio. A San Girolamo, alle ore 8, Santa Messa per i defunti Puzzi Cesare, Francesco, Giuseppe e Lorenzo Calzoni. A Villa Giuseppina alle ore 9.30, Santa Messa per il defunto Giacomo. San Girolamo, ore 16.15, liturgia della parola e imposizione delle ceneri. In casa di riposo alle ore 16.30, Santa Messa per il defunto Riviera Leonardo. A San Girolamo, ore 20.30, Santa Messa per i defunti Lorenzi, Renzo e Andrea. Giovedì 27 febbraio in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per i defunti della famiglia Pasquato. Alle ore 18.30, Santa Messa per il defunto Fausto Gardoni. Venerdì 28 febbraio in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per i defunti Esther e Rita, Leonardo Lombardi. Ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti Chiarigino, Lucia e Serafino. Sabato 29 febbraio, in casa di riposo, alle ore 16.30, Santa Messa pro Populo. A San Girolamo, alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti Sor Mani Gennaro, Manfredi Giuseppina, Zucchi Vanna. Confessioni nella chiesa dell'oratorio dalle ore 9 alle ore 11. Domenica 1 marzo, prima di Quaresima. A San Girolamo, ore 8, Santa Messa Vivi e Defunti Compagnia Sacro Triduo. Alle ore 10, Santa Messa per i defunti Zacco Domenica, Citrelli Daniele, Sant'Oriello Liliana. Alle ore 18.30, Santa Messa per la defunta Sant'Oriello Liliana. La liturgia di questa settimana è animata dalla contrada dell'oratorio, la prossima settimana sarà animata dalla contrada del Tredone. Carnevale in oratorio, domenica 23 e martedì 25 febbraio. Domenica 23 febbraio dalle ore 19, apericena in musica con gli amici di Alfredo. Mercoledì 26 febbraio, Sacre Ceneri. Dalle ore 12 alle ore 14, adorazione eucaristica nella chiesetta dell'oratorio. Offerta del costo del pasto rinunciato a favore del progetto missionario della Quaresima.
Digiuno e astinenza. La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo il mattino e la sera. La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. Alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Venerdì 28 febbraio, ore 20:30, Cattedrale di Brescia. Apertura Giubileo diocesiano straordinario delle Sante Croci. Partenza ore 19:15 dall'oratorio. Domenica 1 marzo, ore 16 in oratorio, incontro bambini e genitori primo e secondo anno. Alle uscite della chiesa è disponibile in fascicolo una tavola per tutti, utile per la preghiera quaresimale in famiglia. Fino a martedì 17 marzo, presso l'ufficio parrocchiale, adesioni per la festa del lustro di matrimonio di domenica 22 marzo 2020. Santa Messa ore 10, ore 12, pranzo facoltativo in oratorio, euro 25. La Fondazione Renato e Damiana Abrami Onlus di Verona Nuova costruirà un polo oncologico all'ospedale di Manerbio. L'operazione del valore di oltre 6 milioni di euro è un'iniziativa della benefattrice Lidia Venturini, che con questa donazione intende ricordare il marito imprenditore Renato Abrami e la loro unica figlia Damiana. La generosità della Fondazione Renato e Damiana Abrami Onlus di Verona Nuova arricchirà l'ospedale di Manerbio e il territorio della Bassa di una nuova e importante struttura. Un polo oncologico, una munificenza che Lidia, moglie e mamma intendono fare al nosocomio, in memoria del marito e dell'unica figlia scomparsi. L'area screening sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno e sarà dotata di un nuovo mammografo. Sarà avviata anche l'attività di senologia clinica. È inoltre previsto un laboratorio per la preparazione dei farmaci chemioterapici, di cui saranno allestite le infusioni dei farmaci antiblastici per le terapie da effettuare sia a Manerbio che nei servizi oncologia di Desenzano e Gavardo. L'area recovery in day hospital sarà affiancata dalla breast unit. Applauso e ringraziamenti alla coraggiosa scelta della signora Venturini sono giunti da più parti, a partire dall'assessore regionale Gallera, che ha sottolineato la straordinarietà della munificenza a favore della collettività. Hai prenotato una visita e non puoi presentarti? Ricordati di cancellare l'appuntamento. Chi non disdice, allunga le liste di attesa. Se non puoi presentarti, ricordati di cancellare l'appuntamento almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata, indicando nome, cognome, data di nascita, tipo di prestazione, data e sede dell'appuntamento. Per ulteriori informazioni www.asst-garda.it. Comune di Gottolengo. Si è tenuta lunedì 17 la riunione del Consiglio Comunale, con il seguente ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 18-12-2019. Esame ed approvazione variante al PGT con procedimento SUAP. Ampliamento attività produttivo-commerciale ditta il Pollo Campagnolo SRL Gottolengo per il rilascio del permesso di costruire in variante al PGT da parte del responsabile del servizio SUAP associato Clu Carpenedolo. Esame istanza per la concessione della deroga consigliare ex articolo 3.10.5 del regolamento locale di igiene per le distanze degli allevamenti agricoli rispetto alle zone di espansione residenziale, commerciale, terziaria del PGT, azienda agricola Musa Guido,
Cascina Spinelli Gottolengo. Interpretazione autentica dell'articolo 21.3 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,14 bis della legge regionale 11/3/2005 numero 12 su richiesta della immobiliare Scaiole. Informativa del sindaco in merito al contributo di euro 70.000 concesso dal Ministero degli Interni con decreto ministeriale 14/1/2020 a valere su articolo 1,29 della legge 27 dicembre 2019 numero 160 finalizzati a lavori di messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico. Corso di formazione BLSD certificativo per l'utilizzo del defibrillatore domenica 15 marzo 2020 presso la sala riunioni in via Zaccarini Sandrini dalle 8 alle 13. Iscrizioni entro il 21 febbraio 2020. Quota di partecipazione 30 euro. Ultimo appuntamento del mese di febbraio del gruppo Serate Rosa. Giovedì 27, Tombola e Tombolone. E con questo è tutto. Vi lascio alla registrazione del Consiglio Comunale. Le riprese di questo servizio sono di Luigi Cè. Vi auguro buona domenica e buona settimana. Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio 17 febbraio, ore 18. Prima l'appello. Prego, segretario, buonasera. Buonasera. Mazza. Presente. Ferretti. Presente. Dancelli. Presente. Sormani. Presente. Milzani. Presente. In arrivo. Budini. Presente. Albellini. In arrivo. Di Blasio. Presente. Onorini. Presente. Zanon. Presente. Bravo. E Capelli. Di nuovo buonasera, stasera tratteremo i seguenti punti all'ordine del giorno, che è l'esame e approvazione della variante del PGT con procedimento SUA, tema di un'azienda Polo Campagnolo. Punto numero 3, l'esame istanza per la concessione della deroga consigliare ai sensi del decreto in deroga quello del regolamento locale di Gine per le distanze degli allevamenti agricoli, cioè un'istanza da parte di un'azienda del territorio Musa. Punto numero 4, una interpretazione autentica sull'attuazione delle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo territorio. E in ultimo, un'informazione informativa da parte del sottoscritto al sindaco in merito al contributo di euro 70.000 euro al Ministero dell'Interno. Partiamo con la diamo per approvata la lettura ed approvazione dei verbali seduto precedenti che si è tenuta il 18 dicembre. Chi vota a favore? Grazie. Grazie anche per la disponibilità, faremo due consigli abbastanza ravvicinati, uno chiaramente partendo totalmente sull'aspetto legato al bilancio, vediamo di scindere, anche perché i privati avevano esigenza per alcune risposte, alcune deliberazioni. Entriamo subito nel vivo del Consiglio col primo punto che è l'esame e approvazione della varianza del PGT con procedimento SUAP, legge regionale 12, ampliamento attività produttivo-commerciale ditta il Pollo Campagnolo Bottolego per il rilascio del permesso di costruire in variante al PGT da parte del responsabile del servizio SUAP che come sapete abbiamo associato a Cartoneto. Come da prassi anche per questo consiglio i consiglieri hanno avuto mi è stato dato conto disponibilità da parte degli uffici competenti per approfondire i temi. Detto ciò chiedo all'assessore Ferretti una breve introduzione per contestualizzare a beneficio di chi ci ascolta l'oggetto di quest'oggi. Buonasera, vi parlo appunto della variante al piano di governo del territorio che è stato presentato come richiesta al SUA dal Pollo Campagnolo e di fatto si va proprio a variare il piano delle regole contenuto nell'apposito strumento del piano di governo del territorio. In pratica cosa è successo? Pollo Campagnolo aveva la richiesta
o la necessità di ampliare il loro spazio commerciale. Però quando abbiamo fatto la modifica del PGT, gli era stato chiesto se volevano inserire la struttura commerciale nel piano attuativo, che è quello del macello, perché se avessero inserito sin da subito questa struttura, questo problema non ci sarebbe stato, perché il macello, essendo appunto un'attività commerciale riconosciuta nel PGT, poteva ampliarsi del 20% in zona agricola. Questa struttura, che per loro scelta è stata lasciata fuori, ora ha questo problema che non può essere ampliata. Quindi si va a modificare il PGT inserendo questa struttura nel progetto, per poi, una volta inserita, godere del beneficio dell'ampliamento. E quindi è stato tutto il procedimento, dove in primis si fa la richiesta di verifica di assoggettabilità alla PAS, cioè si stabilisce se questo fabbricato è strategicamente vincolante all'attività agricola, perché siamo in zona agricola e questa è un'attività commerciale. Siccome questa procedura fatta in provincia è stata esclusa, quindi non è strategicamente vincolante all'attività agricola, si è passati poi alla richiesta di variante, che è stata depositata il 31 dicembre. Questa richiesta è stata appunto avvaliata dal loro tecnico ed si è permesso di allargare questo piano attuativo, che da 570 metri quadri diventa 1300, inglobando appunto la struttura in questione, e quindi con questo permesso di modifica si permetterà al SUA di rilasciare il permesso di costruire, che è di fatto l'ampliamento di questa struttura commerciale, un giro di parole per modificare il colore di un trattino di una mappa. Grazie Assessore, ovviamente devo conto che è entrata il consigliere Alberini. Aggiungo semplicemente, a prescindere dall'esaustiva, abbiamo dato anche che entra il consigliere Vitelli, quindi siamo al completo, grazie. Passando da 50 metri a 150 di esercizio di vicinato, ciò comporta la necessità di variare, perché il tema di fondo è che la zona è agricola. Quindi per passare da 50 a 150 serve il scopo in variante. Se fosse stata in un'altra zona avremmo potuto procedere anche a prescindere. E per completezza questo comporterà un introito di circa 6.000 euro di onere. Prego. Volevo solo fare una domanda. Quando alla proprietà è stato offerto di inserire quell'area, Allora, l'ufficio tecnico i costi? No, allora, i costi li hanno sostenuti loro, e se è stata una loro scelta, chiamiamola accelerata o poco avveduta, perché a distanza di 2-3 anni si trovano in difficoltà. Il comune, l'ufficio tecnico aveva fatto due righe dove gli aveva proposto la possibilità di presentare variante che poteva essere interessante per loro. Ai tempi loro l'hanno ritenuta non utile e non hanno fatto richiesta, quindi a noi come comune non cambia nulla, è solo un aggravio di burocrazia. Ecco, non dimentichiamoci che la variante al PGT è stata su iniziativa pubblica e quindi è nella facoltà dei privati cogliere l'opportunità in un processo come lo è partecipativo di aderire o meno e proporre istanze. In quel contesto, nonostante legittimamente non abbiano proceduto, in virtù del fatto che con il loro tecnico si stava valutando anche altre situazioni, hanno avuto modo di valutarne l'opportunità e probabilmente avrebbero avuto anche dei benefici di natura economica. Però non sempre a livello temporale le varianze consistono con, tra l'altro abbiamo ricorso anche altro tipo di valutazioni proprio logistiche, però detto ciò è nella loro facoltà, adesso ce ne fanno istanza, ovviamente è nella nostra volontà favorire le attività produttive e discendere al proseguo dell'attività. Vorrei dire soltanto che è difficile dal punto di vista appello dovrebbero dire vabbè sì, per punto di Dio, questi sono accordi per tempo e potrebbero recuperare adesso.
di offrire l'intervento successivo, dopo il capolo campagnolo che si opino e comunque la domanda di fare questa roba, cioè qui è il precedente. Auspichiamo. Allora, l'unica cosa che voglio puntualizzare è questa, è un'attività già esistente dal 76. Ampliano ma non vanno a costruire, perché vanno già i locali. Quindi fondamentalmente ristrutturano una parte di locale che era dismessa. È un'attività che esiste sul territorio da 40 anni. Ma ben venga che, questo per specificare il mio auspicio, ben venga che tante situazioni o alcune situazioni latenti che sono state, diciamo così, congelate per qualsiasi motivo, prevalentemente di natura economico di slancio, trovino nei prossimi anni la motivazione o lo stimolo per poter investire in attività, visto che i chiari di luna comunque non sono positivi per l'economia nei prossimi periodi, massima disponibilità andare in consiglio tutte le volte che raccolgo opportunità dati per sviluppare tutta la situazione, quindi in questo mi riferisco. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto che è l'esame e approvazione appunto del procedimento di SUAP invariante. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Ne richiedo anche la votazione per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Andiamo in... Andiamo al punto successivo, che è l'esame istanza per la concessione della deroga consigliare ex articolo 3 del regolamento locale di igiene per le distanze degli allevamenti agricoli rispetto alle zone di espansione residenziale, commerciale o terziaria del PGT. Proponenti l'azienda agricola Musa Cascina Spinelli. Mancavino. Al di là del nome che abbiamo ben capito di chi stiamo parlando, facciamo, visto che l'assessore sia competenza sia di urbanistica sia del tema agricolo, do la parola sempre a lui per la enunciazione. Ascoltami bene. Allora, siamo in tema di regolamento di igiene, regolamento locale di igiene che pone fondamentalmente due distanze, dalle case spazzatui e dalle zone di espansione del PGT. Noi siamo nella situazione in cui Musa Guido, con i suoi figli, ha bisogno di ampliare le strutture di ricovero dei suoi animali per adeguamento al benessere animale, quindi fondamentalmente deve allargare. L'ampliamento si svolge dalla parte opposta del comune, della zona residenziale, e non c'è aumento di animali, e chiede appunto la deroga alla distanza dalla zona di espansione del PGT, che è i 500 metri. Il regolamento di igiene lo permette, su deroga del Consiglio Comunale, diminuendo da 300 metri, adottando le migliori tecniche disponibili per la mitigazione ambientale. Difatti, nella delibera è inserito, quindi formazione di barriere, l'adeguato viaietto per la strada per diminuire il rumore, mantenere bagnata la strada se si fa la polvere, la copertura delle vasche e l'idonea manipolazione del liquame, secondo anche il regolamento di fanghi anche dei liquami. Quindi il Consiglio è chiamato a votare circa la deroga alle distanze che il regolamento di igiene pone. Anche qui non c'è consumo di suolo, perché esiste già. No, una piccola porzione viene costruita. Una parte che era di vita ricovero attrezzi ora diventa stalla, in più un'altra piccola parte viene costruita. Concentra alcune altre cavalette dislocate sul territorio, giusto? Sì, di fatto lì cosa ha riorganizza la stalla, riorganizza la zona agricola. Comunque l'allevamento. Esatto. Questo è il bicicletto previsto.
ben venga anche se altri allevatori volessero cogliere l'occasione per consentire. Bene, se non ci sono altre. Mettiamo in votazione l'esame della concessione della deroga. Chi vota a favore? Ne chiedo anche per essa l'immediata esecutività affinché possano quanto prima partire i lavori. Chi vota a favore dell'immediata esecutività? Grazie, consigliere. Grazie per l'unanimità. Metto in votazione, o meglio in discussione, con in votazione l'interpretazione autentica dell'articolo 21.3 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole del PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,14 bis della legge regionale, che come ben sappiamo era la 12 del 2005, su richiesta dell'immobiliare Scaroni. È puramente una dinamica tecnica che so che è stata già approfondita in sede di preconsiglio, chiamiamolo così, o di approfondimento col tecnico. Sostanzialmente questi privati ci hanno richiesto se sul comparto dell'ex Oettingen, ripeto testualmente, il riferimento alle destinazioni d'uso identificate nel vigente PGT come direzionali D, si chiede chiarimento circa la suddivisione delle attività, cioè uffici e studi professionali, e di averne conto della suddivisione. Il nostro tecnico ha sentito lo studio di riferimento che fu di che ci seguì sulla relazione del PGT e poi sulla variante, nulla osta, e andremo a provare, deliberare che cosa? Di approvare, ai sensi appunto della legge, l'interpretazione autentica che prevede nel D direzionale destinazione d'uso prevalente sia dell'NTA, cioè nuclei, sia degli altri ambiti, dando atto che le sottocategorie, uffici e studi professionali, sono equivalenti e possibili in tutti gli ambiti del PGT, sia nel NAF, che però è il nucleo antica formazione, sia nel PUC, sia nell'ATR, in cui una delle due sottocategorie sia ammessa. Quindi non è che andiamo a autorizzare l'ufficio non l'ambito direzionale, ma dove è prevista una viene anche esteso anche all'altra. Quindi per quanto riguarda il caso specifico, ma che vale poi a livello di interpretazione anche in tutti gli altri casi, parte di uffici o di studi professionali possono essere ospitati in quell'ambito di trasformazione che è in corso. Però oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a dare un'interpretazione al PGT che ci dice dove c'è prevalenza anche a dare la vocazione residenziale, dove è indicato su D gli spazi possono essere sia di ambito d'ufficio sia nelle varie altre sottocategorie e non l'una o l'altra. Quindi sia artigianali sia... Nell'ambito di quello che è il comparto, quindi lì potrà essere fatto a prevalenza di artigianato con degli spazi che e o direzionali e o uffici o studi professionali possono essere ospitati nella parte di competenza. Sì, per la interpretazione della norma. Se ci sono delle domande o delle... Se l'interpretazione si mette Esatto. Quindi poi abbiamo messo, nel senso che abbiamo colto il caso specifico, ma pare non come... Metto in votazione l'interpretazione autentica che ho anticipato. Chi vota a favore? Grazie. Chiediamo anche per questa, così abbiamo spediti su tre fonti di immediata esecutività. Chi vota a favore? Di nuovo. L'ultimo punto del consiglio di questa sera richiede l'informativa del sottoscritto rispetto alla concessione del Ministero degli Interni rispetto ai contributi agli enti locali finalizzati ai lavori di messa in sicurezza del territorio e efficientamento energetico. L'anno scorso il dottor Engo è stato beneficiario di due contributi pubblici, l'uno da parte del MEF, Ministero dell'Economia e Finanze, l'altro del Ministero degli Interni.
sono stati utilizzati parte o quasi totalmente sulla palestra e il restante utilizzati per la conversione della scuola dell'infanzia statale. La buona notizia, anche se era stato anticipato, ma sappiamo che ahimè dobbiamo ogni anno non prendere nulla per buono, è stato confermato anche per il prossimo triennio, per questo triennio, la disponibilità al Comune di Cottolengo dei 70.000 euro che si stabilizzano nel triennio come misura straordinaria per lo sblocco in parte dei cantieri, delle attività e via discorrendo. E la normativa prevede che il sindaco ne dia comunicazione rispetto a quali sono gli ambiti di applicazione e di concentrazione di questi denari, che in generale devono essere attinenti alla messa in sicurezza del territorio, all'efficientamento, piuttosto che anche al tema legato alle barriere architettoniche e via discorrendo. Noi ne discuteremo nel prossimo consiglio, perché è nel piano delle opere che poi trovano la loro effettiva constatazione, o meglio impegno. Questa è una comunicazione rispetto alla previsione, poi diventerà vincolante col prossimo consiglio. Abbiamo pensato, perché la cifra può sembrare particolarmente di non poco conto, però 70.000, sappiamo che col capitolato delle opere pubbliche sono non grandi e ingenti somme, comunque è parte di circa 12.000, o meglio 14, verranno utilizzati per la messa in sicurezza e restauro in parte del tetto malorato della polizia locale, che con le intemperie ha avuto dei problemi di infiltrazioni e non solo, e in parte anche su la zona delle cappelle private al cimitero, che hanno registrato alcune problematiche, quindi parte del tetto, ma parliamo di neanche 2.000 euro che riusciamo a completare l'impermeabilizzazione. Gli altri verranno utilizzati sulla telecamera, l'ultima che manca, che congiunge via Palboino e Gambara, perché lì c'è un segmento che passa, per intenderci, dal centro di raccolta e va verso da Palboino, appunto, verso il centro di raccolta e Gambara, che è una zona che si è rilevata scoperta. E l'altro somma, che è quella più cospicua, che sono all'incirca di 40.000 euro, la vorremmo utilizzare per raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati nel programma elettorale, è quello del rifacimento e la messa in sicurezza e o l'eliminazione delle barriere architettoniche di via Grammatica. Sapete che ci sono quegli alberi che creano problematiche, hanno divelto il marciapiede e creato anche ostruzioni a quella che erano solo il transito, ma anche alle fognature, alle bocche di lupo o quant'altro. Quindi vorremmo eliminare gli alberi, restringere il marciapiede e, ove possibile, ripiantumare delle piante consone che poi non creino problemi con le radici o con altro. Però di questo daremo conto nel prossimo consiglio e quello che sarà il progetto poi esecutivo. Però vorremmo utilizzarlo, questo anche perché è molto transitato sia dai genitori in carrozzina piuttosto che anziani o d'altro, e in diverse occasioni ci è stato rappresentato il problema, tanto male che avevamo proprio tradotto anche nel programma elettorale. Vorremmo che tra l'altro crea anche problemi di viabilità, perché venne pensato un marciapiede estremamente spropositato, sì. Quindi le vetture anche parcheggiano un po' sopra, proprio sotto. Ecco, riqualificare quel tratto importante nel paese e risolvere problematiche sia legate alle barriere architettoniche, ma anche in prospettiva, o meglio, siamo già ampiamente avanti, anche di problematiche sulla resilimentazione delle acque, di tutto quello che è il tema fognatura, perché gli alberi stanno sempre più creando problematiche con le radici. Quindi la comunicazione sostanzialmente via Grammatica, tetti in generale, telecamera, e poi vediamo nel caso alcune questioni legate alla dinamica assicurativa dovessero darci risultati positivi, potremmo anche in parte riconvertire nell'attività. Quindi questa è la comunicazione che faccio, che non mettiamo al punto perché è una mera comunicazione, la approfondiremo poi la prossima settimana
legato al tema del bilancio. Il consiglio di questa sera termina qui e ci aggiorniamo per la seduta e la sessione di bilancio. Adesso abbiamo una giunta corposa, parleremo tutti i depositi e un po' di punti all'ordine del giorno. Grazie e buona serata a tutti.